Ed eccoci ancora tornati assieme. Buongiorno, buongiorno agli amici di Como City. Come sempre io vi ricordo che questo è il nostro approfondimento, il nostro focus settimanale che si basa su alcune delle principali notizie che poi, come sempre, potete trovare e approfondire sul nostro portale. L'indirizzo è comocity.it, c'è anche ovviamente la pagina di Facebook di supporto. Allora, ci possiamo e ci vogliamo soffermare questa settimana sul cosiddetto oro di Como, ma in doppio aspetto. L'oro vero, quello che è saltato fuori dagli scavi dell'ex teatro Cressoni in via Diaz a Como, e l'altro oro, ma metaforico, quello dei turisti che quest'anno hanno portato, forse mai come quest'anno, una ricchezza importante per il nostro territorio. L'oro allora concreto, diciamo così, le monete d'oro sono saltate fuori e sono davvero tante, forse più anche del previsto. Originariamente si era parlato di circa 300, ma il conto totale potrebbe arrivare quasi a 400, quindi un valore anche storico di grandissimo spessore. E questo lo hanno riconosciuto tutti. Lo stesso ministro dei beni culturali ha detto che questo è un ritrovamento davvero eccezionale. All'interno di questa anfora, poi che è saltata fuori dagli scavi, c'erano anche dei gioielli e anche un lingotto. Il segno che, insomma, lì forse potrebbe esserci stata una banca o comunque un deposito all'epoca romana. È comunque un ritrovamento sensazionale. Como ne è orgogliosa, ne è felice, lo dice anche il sindaco, lo dice l'assessore alla cultura Rossotti. Insomma, tutti adesso vogliono vedere queste monete e, secondo quanto ha detto il ministero, le monete resteranno a Como, torneranno a Como dopo il reperto ufficiale, dopo che saranno state repertate tutte, quanto si saprà anche il numero esatto. E torneranno proprio in città, probabilmente nei nostri principali musei. È un modo anche per rilanciare l'attività museale. Diciamocela tutta, negli ultimi anni, insomma, i musei di Como non hanno brillato, forse è peccato perché in realtà di cose belle da vedere ce ne sono, e questo potrebbe essere uno slancio ulteriore. L'altro oro è quello dei turisti, e qui davvero è sotto lo sguardo di tutti. Basta girare a Como. E non solo nel periodo della primavera, poi è arrivata l'estate e il pienone è stato sempre comunque assicurato. E adesso sta arrivando l'autunno e anche qui ancora tanta, tantissima gente, merito anche di diverse iniziative che ci sono, iniziative che continuano ad animare la città dal punto di vista culturale, dal punto di vista sportivo. Tra poco, per esempio, tra poche settimane, anche una clamorosa pubblicità all'arrivo del Giro di Lombardia di ciclismo con diretta Mondovisione e ovviamente Como, la sua cartolina, il fascino del lago in Mondovisione, appunto. Chiudiamo questo nostro appuntamento del Focus con una notizia che molti comaschi si aspettano, quello di riveder navigare sul lago di Como il Patria, il piroscafo Patria. Ebbene, la possibilità adesso c'è. Il Patria, lo ricordiamo, è stato utilizzato quest'estate da Dolce & Gabbana per una boutique galleggiante, molto bella, ammirata. C'erano tutti i vestiti, scarpe, abbigliamento, insomma, di grande pregio, di grande prestigio. Adesso, appunto, il Patria potrebbe tornare nel lago, potrebbe tornare quindi a navigare perché c'è un bando dell'amministrazione provinciale proprietaria del battello che lo vuole mettere in affitto, per così dire. 300.000 euro per 12 anni, è un costo tutto sommato neppure proibitivo per qualche associazione, per qualche privato che magari poi pensa, e giustamente, anche di poter fare business, ma nel contempo utilizzare questo autentico e bellissimo gioiello del nostro territorio. Ci fermiamo, un caro saluto a tutti voi, amici di Como City. Ricordatevi, come sempre, gli approfondimenti sul sito e buona giornata a tutti voi.